Il piccolino l'ha fatta grossa, ragazzi. Super KF prima delle manche di qualificazione, prima degli scontri diretti. E cosa è successo? Nyck de Vries, l'olandese volante, a questo punto è riuscito a battere tutti. Come ha fatto? Ha avuto una partenza un po' turbolenta perché si trovava all'esterno, adesso lo vedete lì a parco chiuso, queste sono le immagini del parco chiuso subito dopo la gara. Dicevamo, ha avuto una partenza un po' turbolenta perché ha avuto il problema di partire all'esterno, ha perso qualche posizione ma ha mantenuto la calma. Davanti sono andati via i Tony Kart, quindi Kett, Ardigò e Camponeschi, con anche Converse. Poi Converse ha perso una posizione o due, è scivolato indietro, poi ha recuperato, ma fatto sta che Nyck de Vries è riuscito prima a parare i colpi di Cesetti al via e poi a parare i colpi degli altri due Tony Kart una volta che li ha superati a due giri dalla fine. Di conseguenza una gara fantastica per Nyck de Vries. Adesso sentite che i motori si stanno saltando per quanto riguarda le altre categorie, qui le manche vanno avanti, ma rimane una cosa, che Nyck de Vries è riuscito a battere davvero tutti alla prima manche di qualificazione in questo campionato europeo della WSK. Seconda posizione per Gary Kett, terzo alla fine Converse col Cosmic Card, poi Marco Ardigò. Al photo finish, tra l'altro, erano attaccatissimi. Converse ha sopravanzato Marco sul rettilineo praticamente. Assolutamente, degno di nota anche il risultato di Camponeschi a seguire. Cos'è successo ancora? Che De Brabant era uscito un po' all'inizio della gara, è andato subito fuori gioco e poi ancora invece Maisano ha recuperato bene, così come Coco. Grande prestazione, lo vediamo qui vicino a noi con il Birrell motorizzato BMW, anche se vediamo c'è un meccanico con il giaccone di un'altra marca. Dovrebbe essere BMW. Sì, è BMW, se io ricordo bene, è BMW assolutamente, infatti sulla tuta ha il marchio ben evidente, dicevamo esatto. Dalé, l'italiano, non da privato per carità, tutt'altro che privato, però un italiano che magari negli anni scorsi non aveva avuto grande fortuna, era sempre in posizione di rincalzo, invece è tutto il weekend che si sta ben comportando.